Allora, dopo aver ascoltato Federico De Angelis con le ultime sulla formazione della Roma contro l'Inter, non ci ha dato nessuna sorpresa perché è previsto a quanto pare Florenzi sull'esterno basso destro, traduzione terzino destro per chi volesse i vecchi termini, Schick che sarà di nuovo il centravanti della Roma, ahimè, ma ahimè non perché il ragazzo non lo meriti, però viste le ultime apparizioni, insomma, non c'è Sharawi, non c'è Dzeko, non c'è Lorenzo Pellegrini, c'è Zonzi che è un cataplasma. Sì, ma l'Inter esce a pezzi dalla Coppa dei Campioni, ma l'avete vista la partita Tottenham-Inter prima di parlare? Non lo so. Però poi potrebbe essere che le due squadre sono stanche e fanno un piatto 0-0, tutto ci può stare sulla terra. Buonasera ad Alberto Fiano, ciao Alberto. Buonasera a te Roberto, al tuo staff e a tutti gli ascoltatori. Ciao a tutti, eccoci qui. Alberto, come stai innanzitutto? Tifosamente parlando, tifosamente, è un termine che ho ora, diciamo, brevettato. Siamo tutti molto male, Roberto, purtroppo. Però, allora partiamo dall'ultima considerazione che mi è arrivata, cioè saranno due squadre a pezzi dopo la fatica di Coppa dei Campioni, quindi un Roma-Inter che sarà una piatta partita da 0-0. Può corrispondere secondo te, o vista la tua vasta esperienza, sarà un altro tipo di partita? Secondo me non corrisponde perché a mio avviso attualmente c'è una sostanziale differenza, ossia che la Roma tutto è purché una squadra, l'Inter invece è una squadra. Quindi siccome il calcio è collettivo e collettivo vuol dire essere squadra, io vedo un Inter molto favorita, la Roma ha dei difensori importanti. L'Inter mancherà Nainggolan, ma questo era preventivabile. Però poi se vado a fare il gioco delle figurine, ossia come dire, mettendo a confronto uno per uno l'undici interista e uno per uno l'undici giallorosso, tu sai il mio amore per la Roma, però ciò non è che mi fa mettere la testa sotto la sabbia. Io dico che l'Inter vince 11-0. Confronto ruolo per ruolo con l'undici della Roma. Però la palla in campo ancora non è stata messa, non c'è la palla sul cerchio del centrocampo, per cui la partita si deve ancora giocare e forse sono le speranze del cuore dei tifosi che reggono in piedi la struttura giallorossa o Di Francesco riuscirà a trovare il bandolo della matassa. Io prego che lo possa riuscire a trovare, ma ne dubito che possa riuscire a trovare il bandolo della matassa di fronte a un avversario temibile come l'Inter, che io avevo preventivato tra le prime tre del campionato e come possibile anche ante Juve, e che lo posso trovare con defezioni importanti come a centrocampo De Rossi e Lorenzo Pellegrini, come in attacco Sharawi, l'uomo più in forma nonché capocannoniere della squadra, come Dzeko. E quindi non penso sia questa la partita in cui, no, sono molto pessimista, non vedo una Roma. Io quest'anno lo ero dall'inizio professionista perché a mio avviso la Roma si era notevolmente indebolita e ho detto che avrebbe faticato tantissimo per arrivare addirittura a quinta o sesta in campionato e avrebbe dovuto fare una cosa oltre le sue potenzialità per arrivare quarta. Ahimè, fino adesso le cose mi stanno dando ragione, perché ciò che si semina si raccoglie e la Roma ha seminato in modo da raccogliere quello che ora si trova in classifica, purtroppo. Oh, ma gli acquisti che sono stati fatti, ti risulta che sono stati fatti col sistema di un po' qua, un po' là, un po' sotto e un po' sopra, senza un costrutto logico? E se fosse così, possibile che un professionista come Monchi cada su una buccia di banana o cada su un, cioè, si perde in un bicchiere di acqua? Possibile questo? Guarda che il professionista, magari lui poteva agire anche in modo differente, però quello che ho sempre cercato di ribadire è questo: Monchi, il signor Monchi, è un dipendente. Come dipendente prende ordini delle direttive da poi cosicché operare di conseguenza nella sua sfera di, professionale.
E quindi se deve portare sempre voci in bilancio, plusvalenza, magari anche se non si trova d'accordo, è come dire, lo fa, perché altrimenti poi se io dipendente vado contro le direttive societarie di un mio superiore, si sa benissimo che in ogni azienda ciò va a comportarsi un probabile rischio di licenziamento e nessuno gli piace stare senza lavoro. Però, anche chi si risolge da tanti. Sorge spontanea una domanda, perché se io vedo l'acquisto di Cristante, che parliamoci chiaro, adattato in un altro ruolo, ma Cristante è un trequartista dietro la punta centrale, ragazzi. Prendi Pastore che è un trequartista, c'hai Lorenzo Pellegrini che è un trequartista, è diventata la squadra dei trequartisti, con un allenatore che di teoria di base fa il 4-3-3, quindi il trequartista non lo prevede. C'è qualcosa che non mi torna, scusami Alberto. No, ma hai detto già tutto tu. Hai detto tutto tu, Roberto. Ma allora è come se io ti dico: senti, mi compri 10 bottoni rossi? Sì, Roberto, poi tu vai in merceria e me ne compri arancioni, blu, verdi, che sono bei bottoni lo stesso. Ma a me servivano bottoni rossi, non bottoni di altri colori. Beh, esatto. Però, come dire, purtroppo... allora, anche l'acquisto di Pastore. Allora, purtroppo la squadra la fa qui in Italia il direttore sportivo, non la fa l'allenatore. L'unico giocatore che poi a me personalmente non piace affatto, per carità, però a lui piace, che tu ti affidi ad un tecnico, che addirittura dici che se lui viene esonerato tutto ne vai, e ti chiede l'unico giocatore, tu penso che lo fai in modo e maniera di accontentarlo, ossia Domenico Berardi, essendo offensivo mancino del Sassuolo, tu non gliel'hai preso. Stop. Quindi queste, ci sono molte cose che non quadrano alla Roma. L'unica cosa che quadra, a mio avviso, è che, ovvio, sempre col dovuto rispetto parlando, ci mancherebbe, perché si può anche portare avanti delle constatazioni di polemica o di critica, sempre però giustamente devono essere fatte nei toni civili e del rispetto dell'etica, che l'etica impone. L'unica cosa chiara, dicevo appunto, è che questa società di coltivare serie ambizioni di progetti tecnici che possano sperare di poter competere fino all'ultimo per vincere qualcosa, non gli piace. Continua a gettare fumo negli occhi dei tifosi, perché gli fanno uno stadio, che peraltro questo stadio mai si farà, perché è eloquente, non riescono a focalizzare la realtà, ossia che l'unico vero progetto serio che stanno portando avanti si chiama plusvalenza. Stop, il resto non importa nulla, perché altrimenti, dopo che una squadra aveva sfiorato per un miracolo sportivo, non perché tu sei stato bravo, perché ricordiamo che pure quell'anno tu ti eri venduto Rudiger, Paredes, Salah, cioè insomma non dimentichiamo questo qua, perché non ci facciamo ingannare solamente dal fatto, io ripeto, miracolo sportivo che capita una volta ogni 100 anni, come lo scudetto all'Ester è paragonabile al 3-0 al Barcellona, perché quella partita è un miracolo sportivo Roma-Barcellona, perché che rimarrà una gioia indelebile dai secoli nei nostri cuori. Però se si ripete 100 volte o 10.000 volte, 9.999 volte, passa il Barça, capito? Questo bisogna dirlo, abbiamo il coraggio di dire queste cose. Allora hai smembrato quella squadra che ha sfiorato la finale di Champions League, l'hai smembrata, perché poi hai venduto Alisson, hai venduto Nainggolan, hai uno Strootman. Un conto è andare in campo a centrocampo con gente come Nainggolan e Strootman, a me poi della vita che fanno fuori non mi interessa, io guardo il campo, se uno il campo mi dà il rendimento giusto che entusiasma anche i tifosi, bisogna calcolare quello, giusto? Ecco, io faccio il dottore, non so, faccio il medico, no? Salvo le vite umane, ho un intervento, io salvo una vita umana, se poi quando mi tolgo il camice e esco dall'ospedale, sono l'essere più bizzarro, scatenato, e imponderabile, matto della terra, ciò non conta, ma io faccio, capito come? Questo è quanto. E il conto è andare a campo con Nainggolan, Strootman e tu dicendo, un conto è ritrovarci al centrocampo con gente come Cristante, e poi ho sempre diffidato che fanno una buona stagione e poi basta, per giunta fuori ruolo,
un ambiente come Roma che ti stridola con gente come Cioric o Zaniolo, è come se tu passi da viaggiare in Porsche a viaggiare su una Fiat Uno. Certo, questo il dislivello si nota e si percepisce, anche se devo dire che già dalle prime apparizioni io Zaniolo così concentrato e così positivo per la Roma non me lo sarei mai atteso. Sì, ma non è, sai, quello, Roberto, Zaniolo è pure quello che a Mosca ha fatto rischiare di far rompere un'altra mano di Francesco, perché ha peccato di egoismo. Cioè, questi giovani hanno anche un po' tirato le orecchie, perché lì perdi quella palla a Dzeko sul 3-1 davanti alla porta, hai chiuso la qualificazione e hai rischiato di riaprirla. E Kluivert, che viene sostituito e fa il musetto dopo che non hai strusciato palla, hai fatto solamente tutto fumo e arrosto zero, e viene sostituito a 24 minuti dal termine e fai già il musetto a 19 anni, che prende €1,5 milioni e ancora è dimostrato di essere acerbo a certi livelli, a me mi fa girare molto molto le piglie, per essere insomma educati, visto che siamo in diretta radio. Diciamo anche questo, poi perché con tutti questi giovani? Perché gli spera che poi facciano l'espoir, tu ne paghi 10-12 milioni, magari fanno una buona stagione, si mette in luce in certe partite, arrivano già a 25-30 milioni di euro, ossia vanno a raddoppiare o magari a triplicare il loro valore, arriva la squadra di turno straniera, che può essere, che so, il Valencia, il Borussia Dortmund, che tu lo vendi e hai fatto un'altra plusvalenza. Alberto, siccome siamo collegati pure con Udine, con Marco Puzzolo, che prima ha parlato della partita dell'Udinese, perché sai che in radio non parliamo solo della Roma ma anche di altre squadre, no? Allora, non me ne voglia né Marco da Udine né tutti coloro che tifano Udinese, però questo è un ragionamento che può star bene nell'Udinese Calcio, dove vai a comprare giocatori semi sconosciuti a due soldi, se ti rendono tu fai quattro volte il guadagno, l'Udinese riesce a rimanere in Serie A e tu c'hai la plusvalenza. La Roma non può fare questo discorso, però, per cui se Pallotta guarda solo il discorso economico, il profitto, il guadagno, però questa non è una ditta di utensili che deve produrre a sprombattuto, non è una ditta di latticini, non è una fabbrica di automobili, è una squadra di calcio, e si sa che la squadra di calcio, oltre ai profitti economici, porta dentro la passione, l'amore, l'anima, la sofferenza dei tifosi, anche perché mi sembra, poi posso pure sbagliarmi, che questo presidente coi tifosi non è che leghi proprio in maniera del tutto positiva, bada molto ai diritti televisivi, bada molto agli introiti, dove può fare cassa fa cassa, pure che si tratta di vendere un giocatore che quasi quasi ti ha fatto vincere lo scudetto o qualcos'altro, magari in un'ipotesi, non guarda in faccia a nessuno. Questo che cosa genera? Genera nei calciatori più giovani e meno giovani che la Roma diventa un'area di parcheggio, non una squadra dove tu devi affermare la tua carriera e salire con essa fino ad alti traguardi, ma un anno, due anni massimo io rendo nella Roma, mi rivendono e vado a una società più competitiva. È diventata un'area di parcheggio la Roma. Sì, un trampolino di lancio, prima era un punto d'arrivo, ma questo è sempre quello che ti dicevo, che ciò che si semina si raccoglie. Ma la cosa più grave che questa società sta portando avanti e seminando è un disamore che noi ne avremo nelle percussioni dei prossimi anni, Roberto, a quelli di 20-25 anni, a livello clamoroso, perché non hai più l'entusiasmo di vedere la Roma, tu vedi la Roma già rassegnato al peggio, capito? Non c'è tu non ti identifichi più nessun giocatore, perché nessun giocatore ti può dare quel senso di appartenenza e quella verve passionale di identificarti lui, e questo è il simbolo della Roma. Io sono da Roma perché ci sta lui, a prescindere, capito? Non ci sta più Roberto, e questo è un fatto gravissimo, gravissimo. Ma questa squadra così combinata dove può arrivare secondo te?
io l'ho detto, per me non va oltre il quinto sesto posto, se arriva quarta è veramente un miracolo sportivo, lo dissi all'inizio campionato e purtroppo i fatti mi stanno dando ragione. Mi pare che anche nell'edizione televisiva del tuo punto, nella Web TV, dove sei ogni martedì dalle 10, se non vado errato, del mattino alle 11, 10.30, 11.30, hai raccontato di questa situazione, no? Sì, sì, è vero. L'ho detto, denunciai le stesse cose, sì, è vero. Allora, ricordiamo un attimo l'appuntamento con il punto di Alberto Fiano ogni martedì mattina dalle 10.30 alle 11.30, dove ti si può trovare in internet? Sui canali anche audio, radio e video di Roma Daily News TV. Roma Daily News TV, mi raccomando, ogni martedì dalle 10.30 alle 11.30 c'è Alberto Fiano, sempre con il punto o si intitola in un altro modo? No, sempre con il punto sulla Roma, ormai è quello. Diciamo. Oh. Ma nel corso della trasmissione ci sono anche dirette con i telespettatori oppure no? Sì, 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 si può intervenire anche in diretta, io ogni volta prima di iniziare la sessione appena... diciamo ecco proprio l'apertura di trasmissione ricorderò anche il numero telefonico per interagire in diretta qualora si voglia intervenire. Allora, nel caso ci fossero interventi dopo Roma-Inter, che ti aspetti dalla gente? Ancora tanta amarezza e tanta delusione, perché quello dipenderà del risultato, perché a me sembra, poi correggimi se sto sbagliando, che nelle tue due ultime puntate la gente, quindi i tifosi giallorossi, sono sconfortati già a partire, nel senso già di inizio, senza aspettare la partita come andrà. Nel senso, ho sentito tanta delusione nelle teste delle persone, indipendentemente dalla partita che ci sarà. E questo... non lo so, non è positivo, c'è qualcosa che non mi torna più, perché un conto è dire, allora siamo io e te, come andrà Roma-Inter? Beh, speriamo che la Roma vinca, perché giustamente siamo della Roma, poi si vedrà, certo la Roma non naviga in buone acque, ma deve vincere. Invece sento già dall'inizio una delusione, un'amarezza, una di vabbè proviamoci, vediamo come va, ma se l'Inter mette pigia sull'acceleratore ci trita. È così o sono io che ho sentito altre cose? No, non sbaglio Roberto, purtroppo è follia, utopia poter essere ottimisti in un momento del genere con queste prestazioni e con questo organico che hai a disposizione, perché con Real Madrid, campione di Europa in carica, tu non mi puoi mettere in campo 6 under 22. Hai fatto la primavera, Cialdini 19 anni, Zaniolo 20 anni, Kluivert 19 anni, Schick 21 anni, 22, anzi Cedric Under 22 anni, è inammissibile Roberto. Ma avevi tanti infortunati però, perdonami, chi mettevi? Allora, proprio per questo, ma chi è che deve disporre di un organico insomma in grado di far fronte anche a delle assenze o di pressioni importanti? La società, giustamente, che deve operare in tal senso, no? Ecco. E quindi vedi che gira che ti rigira, andiamo sempre lì, la lingua batte dove il dente duole, ma purtroppo il pesce puzza sempre dalla testa. È arrivato il momento per Pallotta di farsi da parte, ma quale acquirente ci potrebbe essere? Non certo industriali italiani che ti mollano la Roma poi dopo un paio d'anni senza né arte né parte? Guarda, non lo so, io spero se più cifrato di quel magnate dell'Europa dell'Est, se voi cifrato poi, quindi come dire, chi viene viene, l'importante è che sia gente seria, gente che abbia veramente a cuore, io forse che è il mio sentimento da tifoso che mi fa parlare così, però so benissimo che è più facile trovare una spilla in un pagliaio che non di nuovo presidente tipo Dino Viola o Franco Sensi, ma almeno una società che non sia millantatrice, che non getti il fumo negli occhi, che non sia incoerente o contraddittoria con i fatti o quanto dice, che sia trasparente e chiara dicendo insomma sarà un anno
perché qui si continua a dire che si vuole fare della Roma il fiore all'occhiello, come che società europea, il top club europei, dicendo, però ogni anno si riparte sempre da zero, perché tu ovviamente smembri una squadra vendendo quei 4-5 elementi che quell'anno hanno dato un contributo notevole alla causa della Roma, per far sì che, diciamo, con buone prestazioni, e poi tu ovviamente li vai a mettere sul mercato e li vendi, e li vendi, e li vendi. Allora dico io, un sacrificio tecnico si deve anche fare. Io l'altra volta, negli ultimi non ci scordiamo che negli ultimi 18 mesi questa società ha venduto gente come Allison, come Rudiger, come Paredes, come Pjanic, come Salah, come Nainggolan, come Strootman. E allora dico io, questi sette persone che ho citato, questi sette elementi che ho citato, nella Roma di oggi farebbero tutti i titolarissimi. Dice, poi se con loro non è che poi ha vinto granché, no, ovviamente, perché magari non si sono anche incrociati, perché vendevi uno e arrivava un altro, ma mettiamo tutti insieme in una squadra che poi alternative all'altezza. Molti di quelli che oggi sono titolari potrebbero essere delle buonissime alternative a titolari come questi che ho citato, che non ci sono più, capito? Questo è quanto. Sì, io invito i tifosi veramente, io rispetto le opinioni di tutti, per l'amor di, e sempre lo farò, ma veramente invito i tifosi ad aprire gli occhi su queste tematiche che ho appena esposto. Soprattutto perché quando smonti una squadra, ne rifai un'altra, non dico di sana pianta, ma nei punti cardine, dovresti dire più onestamente inizio campionato, ragazzi, ripartiamo da zero, ci riproviamo, vediamo come andrà. Poi, siccome hai paura che gli abbonamenti siano scarsi, è chiaro che fai lanci messaggi di gloria, dici che conquisterai vette inaudite e via discorrendo. Però mi sembra che già dagli abbonamenti la Roma ne ha molti di meno rispetto all'anno precedente, o mi sbaglio? Come tu mi insegni, Roberto, che la matematica non è mai un'opinione. Ma è vero. Quindi, basta andare a vedere i numeri, ipso fatto, no? Oh, se ti ricordi qualche tempo or sono, noi combattevamo perché dovevano essere tolte quelle gradinate, quelle barriere di separazione, che erano una bestemmia a vederle, no? Però la gente era calorosa, faceva il tifo, addirittura si faceva il tifo da fuori dello stadio perché si rifiutava di entrare. Oggi come oggi sono state tolte le barriere, ma c'è stata tolta l'anima, c'è stata tolta la Roma che non esiste più. Cioè, una Roma, questa è una Roma che pure vincerà alcune partite, ci mancherebbe altro, guarda, però è una Roma mediocre. Io l'ho detto, Roberto, sono state tolte le barriere, ma materiali, ma la gente, i tifosi non si accorgono che sono state messe altre che non si vedono, ma molto molto più granitiche e pesanti e purtroppo brutte, amare, di barriere. Sì. Se ne accorgono? Come no? No, io penso che la gente se ne sia cominciata a accorgere, anche perché alcuni protestano, altri sono finiti nel vilipendio, nelle offese, e secondo me questa non è una reazione idonea per questo tipo di problema. È giusto manifestare e protestare, ma io invito sempre tutti, forse per mia etica, sì, a farlo sempre in toni civili e senza mai oltrepassare il limite di quella parola sacra, per come io sono stato cresciuto sotto, certo, verso chiunque lo meriti, verso, no. E invece la maggioranza rispetto silenziosa dei tifosi giallorossi, perché esiste anche quella, piano piano ha mollato. Cioè, io vedo anche qui nelle trasmissioni, sì, gli ascolti ci sono, però tante persone che commentavano più tranquille, più calme, facevano pronostici, statistiche, non ci sono più. Sono rimaste una schiera di persone deluse e quelli più agguerriti, che certi commenti poi neanche si possono pubblicare, non si possono dire qui per radio, perché sono pieni di offese, cattive parole, ingiurie e via discorrendo. Così non si va da nessuna parte, neanche col tifo, no? No, assolutamente no. Però che vuoi fare? Purtroppo è molto difficile cambiare certe dinamiche in un ambiente come quello del calcio di oggi, che purtroppo sotto molti aspetti è sempre più marcio, e ci includo tutti, eh?
Sì. Il gioco del pallone sta un po' languendo, il dio denaro invece la fa da padrone in un gioco che forse è il più bello del mondo, ce lo stanno rovinando pezzo dopo pezzo, tratto dopo tratto. Sì, purtroppo sì. Io l'altra volta mi piacevano molto gli Amarcord, infatti ho pure curato qualche volta ancora una delle rubriche di Roma Amarcord rievocando partire nel passato di 20-30 anni fa, così stavo rivedendo un Roma degli anni 80. Io sarà un nostalgico romantico, sarà perché sono cresciuto con quel calcio, ma io di quel calcio ho veramente tanta nostalgia, Roberto. Pure io. Sugli spalti era... E ti dico che andando allo stadio tanti di quegli anni fa, forse quando tu eri ancora bambino, eri un po' più grandicello di te, a me piacevano molto i duelli tra Tempestilli e Serena, perché erano uno spettacolo folcloristico dentro la partita. Io non so se te li ricordi, ma... Io mi ricordo addirittura i duelli... Lo Scignone ovviamente detto in senso simpatico, ci mancherebbe altro, Sergio Brio e il nostro caro, amato, dimenticato Roberto Bomber Pruzzo e tanti Roma, Juve Roma. Sì. Io addirittura i duelli tra poi compagni nazionali, tra Gentile, Claudio Gentile e Bruno Conti, che ogni volta a fine partita Gentile doveva prendersi 3 boccetti di Novalgina e Bruno Conti invece 8 rubetti lasoli sulle gambe. Cioè, io mi ricordo questo, Roberto, avevo 8 anni, 9 anni all'epoca, ma già ero un fervente tifoso della Roma. Ricordo poi che quando si stava vicino alla porta della difesa della Roma, tra Serena e Tempestilli se ne dicevano di tutti i colori, poi questo uno il romanaccio, l'altro in Veneto, tu ti potevi sganasciare dalle risate, però la cosa era questa, che alla fine della partita si finiva sempre, ma guardate questo, ma guarda questo qua, insomma eccetera eccetera, con questa faccia da prete che c'ha, però finita la partita i due poi si davano la mano e si facevano al prossimo incontro ti suono, no ti suono io. Ed era uno spettacolo folkloristico tra due formazioni che erano valide in campo. E la Roma, che seppur aveva mezzi modesti, ci metteva la grinta, l'anima, il cuore, il coraggio. Sì, qualità... La Roma di Radice, io mi ricordo la Roma Famiglia, ma la Roma di Radice, nonostante tecnicamente non eccelsa, però era una Roma che ti entusiasmava e come, capito? E lì però quell'anno il grande Dino Viola disse... avremo una squadra da un piatto da 30.000 posti, sarà un anno di transizione perché avremo delle difficoltà ovviamente ancora nel calcio che basa tutta gran parte della forza economica sugli incassi al botteghino, certo. Quindi dice, se io devo passare da un olimpico di 60-70.000 a un Flaminio di 30.000, il 50% di meno incassi, cavolo, se va a pesare o no, certo. Io non chiedo scudetti, io non chiedo il tifoso della Roma si accontenta di poco perché sempre poco ha vinto nella sua storia, ma quello che chiede il tifoso della Roma è soprattutto rispetto dei suoi sentimenti, e qui questa dirigenza l'ha messa a vilipendio, purtroppo, sempre con rispetto a parlando, ma è così, e chiede soprattutto la franchezza, la chiarezza, la trasparenza. Cioè, questi signori... Di quello che effettivamente... sono le reali possibilità a cui poter aspirare. Se mi dite, quindi se esco dalla scoperta, dico guarda, il prossimo anno si lotta per la salvezza e poi veramente ci salviamo all'ultima giornata, io, anche se mi fa male a tifoso, però tanto di cappello, ti do la mano, sei stato chiaro e mi hai rispettato. È come quando tu sei con una persona, no? Certo. Ogni storia d'amore può finire, ma quello che ammetto è le corna. Allora, dimmi, ho perso la testa per un'altra persona, mi lasci, non mi hai tradito, mi hai messo le corna, mi fa male perché magari io posso ancora amarti, però conservo sempre la stima e rispetto di te perché tu mi hai rispettato in quel senso, anche perché è sempre meglio una brutta verità che una bella bugia. Vero, concordo in pieno. Concordo in pieno con te, carissimo Alberto Fiano. E io vorrei che la grinta che ci mettevano Luciano Tempestilli e Marco Cassetti, tanto per dirne due,
la vorrei rivedere attualmente nei ragazzi, ma in tutte le partite, sia che di fronte ai Real Madrid, sia che di fronte ai La Spalla e l'Udinese, perché l'assurdo è proprio questo, che quando ci sono squadre di basso tenore, questi non so se sono superficiali, se ne infischiano, se ne fregano e via discorrendo. Supponenza, ma di che cosa? Che non hai vinto niente da 11 anni neanche contro Pirra Moretti? E anche qui, chi è che deve indirizzare dei comportamenti in tal senso anche di mentalità? La società. La squadra è forte quando alle spalle la società è forte, ma la Roma purtroppo una società dirigenza forte non ce l'ha, e quindi questo è quanto. Il frutto cade sempre vicino all'albero, non lontano da bene. È vero, però è una realtà, ma guardiamola in faccia con purtroppo coraggio e tanta amarezza. Oh, però ci lasciamo sempre col dagli Roma daglie, chiaramente. C'è rimasto solo quello. E vabbè, ma intanto esatto. È qualcosa, è uno scoglio al quale aggrapparci oggi come oggi, no? Aggrappiamoci a questo scoglio, perché se no poi ci daremo la schiaffata che sei romano, quindi è meglio sempre. Ci siamo capiti, Alberto, insomma. Esatto, sì, a buon intenditore non ci vuole nessuno. Esatto. Allora, un salutissimo a Rosy, un salutissimo a mamma, mi raccomando, tutti in gamba lì in famiglia, vi voglio sempre pimpanti più che mai. Grazie di cuore. E bisogna risollevarsi, e come l'Araba Fenici, dalle ceneri si deve rinascere sempre più forti. Sì, certo. Ok. Anche Rosy e mamma ti richiamano molti saluti. Io pure mi aggiungo un caro saluto a te, alla tua famiglia, un buon weekend, un saluto agli ascoltatori interconnessi in ascolto, al tuo staff radiofonico. E poi chissà che magari la prossima settimana non stiamo a parlare in modo leggermente più positivo, hai visto mai che? Chissà. Come dire, nella vita tutto è possibile. La speranza è l'ultima a morire, dai, mettiamola anche, così. Anche se però, sì, l'ultima a morire, ma purtroppo, io ripeto, con questa dirigenza anche la speranza sta fortemente in coma. È vero. Alberto, ti mando un grande abbraccio e buon proseguimento. A te, Roberto, grazie, un abbraccio e buon weekend. Grazie ancora. Grazie, Alberto Fiano. Ciao, buona serata. Ciao, ciao. Ringraziamento così ad Alberto Fiano, in condizioni ancora di ripresa, di guarigione dallo stadio influenzale. Noi ci fermiamo un attimo. Stavolta Aldebaran, loro sono i New Trolls. Tra un po' il prossimo collegamento. Grazie.